Buon pomeriggio, ore 18, siamo qui. E questa canzone che ci riporta al 22 giugno del 1973 vi dovrebbe ricordare qualcosa. E nel frattempo che vi vedo, voi non vedete me però. Io spero che sentiate però la musica. Siete pronti? Oggi è una puntata speciale, c'è un ospite speciale e quindi dovevo dedicare qualcosa di unico. Pronti? Ci siamo quasi, eh? Popolate, popolate che ci siamo quasi! Buon pomeriggio! Oggi puntata di musica e vi ricorda qualcosa questa canzone e questo look? Fatemi sapere che cosa ne pensate, eh? Mi sono impegnata. Ciao Ciumbo, ciao a tutti ragazzi. Oggi siamo in compagnia di un ospite che adoro, a cui voglio un mondo di bene. E avete già capito di chi parleremo. Il personaggio in questione è un personaggio che entrambi amiamo moltissimo. Ed è il motivo, grazie Ciumbo, ed è il motivo per il quale ho voluto dedicare questo look in maniera tale che fosse qualcosa di veramente diverso rispetto alle tante dirette che potete vedere. E approfittando che chiaramente questo è il mio lavoro, che ne dite? Il cambio ci sta, no? Non avevo il cravattino, però vedo il mio ospite che mi richiede l'amicizia o l'amicizia di venire in diretta e quindi voglio sentire da lui questo cambio cosa ne pensa. Ciao Andy! Eila. Guarda, ciao. Che sorpresa che ti ho fatto! Ma che bellezza! Ma tu ti ricorderai anche questa maglietta? Sì, riconosco la t-shirt. E lo vedi, io oggi look da Life on Mars. Life on Mars. 22 giugno 1973, voglio stare lì. Direttamente dal video di Nick Rock. Esattamente. Allora, come stai, Andy? Bene, bene, in linea di massima, cioè siamo in salute e questo è già tantissimo. E poi, sì. Di giorno in giorno ci stiamo inventando delle comunicazioni sempre differenti. Questo mi sta piacendo molto perché è una nuova fase proprio della mia gestione comunicativa, anche se vuoi, dell'aprire le porte alla quotidianità, allo studio. E in questo devo dire che sto imparando tanto e sto conoscendo tante persone nuove. Per cui, guarda, veramente... ne parlavamo oggi, proprio pomeriggio, anche con il nostro amico in comune, Angelo Cruciani, sì. Che questo è un momento, per chi lo vuole vedere, chiaramente senza dimenticare che è un periodo ovviamente molto forte, no? Però spetta poi a ognuno di noi, come è successo in passato, come sta succedendo adesso e come probabilmente riaccadrà, l'opportunità di vedere sempre il mezzo bicchiere o mezzo vuoto o mezzo pieno. E noi sicuramente preferiamo vederlo mezzo pieno. Ma sì, o perlomeno cercare di... più che altro cercare di vedere questo momento come una possibile nuova risorsa, perché sennò uno va in paranoia, cioè puoi vedere solo il lato angoscioso della situazione, anche se pensi a livello economico, tutto questa grande nave che si è fermata. No? Per cui io penso sempre che non sia mai abbastanza, un pensiero... paralizzante, non sia abbastanza, ci meritiamo di poter sognare e vedere i sogni anche come progetti. E quindi sono d'accordo. La prima cosa per me, e anche grazie al suggerimento di Lilia che sta con me qui, è di amore Lillina, che mi suggerisce anche di buttarmi verso la condivisione. Perché la condivisione, o comunque anche quello che stiamo facendo io e te adesso, no? Resta un momento di confronto dove comunque abbiamo possibilità di imparare l'uno dall'altro. Quindi ci si sente sempre meno soli e, essendo meno soli, io mi sento più,
più efficace anche nelle cose che mi posso inventare un domani. E questo è molto bello, e tra l'altro, no, come recita uno dei detti più popolari, che non ricordo però chi l'ha detto per primo, che dietro a un grande uomo c'è una grande donna. E Lilli, da quando la conosco, sicuramente è un essere speciale che ha portato tanta luce in tutte le nostre vite. Proprio una donna meravigliosa. E sai bene che non sono abituata a fare complimenti, anzi mi emoziono mentre parlo di Lilli perché Lilli è speciale. E d'altronde non poteva non essere così, no? Cioè, una figura accanto a te non poteva essere che così. E quindi sono felice anche di questo. Bene, no, grazie, non lo apprezzo molto. Allora, io ho preparato una serie di immagini che ci ritrae nei vari momenti, da quando noi ci siamo conosciuti sul primo set, a quando è scattata la nostra amicizia. Dicevi? Il primo set era quello di Tom, se non ricordo male. Bravissimo, infatti, guarda che immagine ti metto. Vediamo un attimino dove me l'ha messa, perché tu devi sapere che questa cosa l'ho scoperta adesso, che praticamente anche se tu carichi le immagini pronte, tutte in fila, lui, dipendentemente dall'anno in cui l'hai tirata fuori questa foto, non me le mette più nell'ordine. E quindi io, che ero tutta pronta con la foto di Tom, in cui impersonificavi un personaggio particolarissimo, sono alla ricerca adesso tra le Ma foto ti di... sei accorta? Ti sei accorta? Eccoti! Voilà! Eh sì, me la Lì ricordo bene. è l'anno 2015. È l'anno 2015 e avevamo preparato questa fotografia che faceva parte di una serie di scatti dove oltre te c'erano altri personaggi, tra cui la Cori. E insomma è stato un set, devo dire, molto 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 bello. E poi questo lavoro è stato portato a Parigi, quando Tom ha sfilato a Parigi. Ricordo. Primo E tu qui uno complimento. splendido rabbit sotto le mie mani. E poi, se non sbaglio, in quella situazione mi avevi anche dipinto gli occhi di Assolutamente, Leopardo. e infatti guarda cosa ti faccio vedere. Citazione, Citazione. avevamo creato gli occhi Che sulla palpebra. per me è una citazione al video di Parallel of Gun di Depeche Mode. Che però a sua volta era una citazione di un'altra star degli anni 70, se non sbaglio. Esattamente, vabbè, io sono figlia degli anni 70 e sono molto legata a tutto quel sound e anche quello che è stato poi il progetto in fase finale, diciamo rispetto a quando ci siamo conosciuti, che è il tributo che tu hai dedicato a David, ovviamente, cioè io lo potrei sentire, risentire, risentire, risentire come un loop perché da lì no, non mi schiodo. Una bellissima esperienza che per me è un progetto che continua a evolversi. Peccato di questo blocco, non vedo l'ora di poter ricominciare. Per la musica, infatti, Andy, ne ho sentite tante, ma tu, che voglio dire, la vivi quotidianamente, quindi sicuramente sei più informato di me perché nel mio caso tutto ciò che sono i set fotografici, il mondo del make-up, quello che si prevede è una tuta integrale come quelli dell'ospedale, perché chiaramente noi siamo costretti a lavorare vicino ai modelli e quindi sostanzialmente dovremo indossare, almeno fino ad oggi, quello che leggo, una tuta integrale per andare sui set, e non sarà molto semplice, insomma. Per quel che riguarda la musica, ma Dio, se ci sono, come tutto in questo periodo, ci sono punti di vista diversi e voci contrastanti. Il mio parere è che prima della ripresa passerà a diverso tempo, purtroppo. Io voglio essere assolutamente ottimista, ma guardando la realtà penso che sia molto difficile, soprattutto nel settore in cui opero io, dove la calca, dove l'aggregazione e la vicinanza, proprio il contatto del pubblico, anzi, più il pubblico è prestato, più energeticamente arriva la volta. Penso che sia un discorso per il quale sarà protratto per diverso tempo. Motivo per il quale, a mio parere, bisogna, o meglio, mi stimola molto cercare di
evolvere questo aspetto, quello magari di produzione da casa, virtualità, nel settore della virtualità, penso che per adesso sia la cosa fondamentale. Eh sì. Perché non sarà una ripresa veloce, no, settore Ma musicale. assolutamente. Tra l'altro, l'idea ormai comune un po' per tutti, no? È che sicuramente, essendo una malattia nuova, tutto quello che stanno dicendo è comunque molto confusionario, che manda in tilt la gente, li manda un po' in depressione. E quindi anche creare questi momenti, come fai tu con la musica, io cercando appunto di rallegrare un po' in quest'ora anche la tensione, liberare, sciogliere un po' queste tensioni, inventandomi personaggi, invitando amici a cui tengo, in maniera tale da vedere appunto il famoso bicchiere mezzo pieno. Anch'io ho provato in diverse serate a fare dei DJ set in Li ho casa. visti e sono meravigliosi, meravigliosi. Sì, Contento così di staccare un po' la spina, ecco. e poi comunque aiutare veramente, veramente tanta gente perché al di là di quello che è la televisione che ti propina le solite cose, tranne che tu comunque non vai a guardare una serie o altro, però insomma dalla televisione continui e continui a rimanere in quel dolore nel vedere, continuare a vedere delle immagini. Devo dire io mi distacco completamente, quindi per me la musica è fondamentale la sera, indipendentemente dal momento. Dopo un po' anch'io ho vissuto proprio la cappa e questa trama mediatica proprio molto, molto, molto pesante. Ma soprattutto, ecco, uno dei miei pensieri principali è quello, ad esempio, in Italia come si sta muovendo questa malattia e quali sono un po' a distanza di tanti giorni di quarantena. Ci sono regioni messe in maniera molto differente l'una dall'altra. Quindi, paradossalmente, al sud, se dovesse sbloccarsi una situazione, mi viene in mente, posso essere io il lombardo un po' più a rischio, per essere portatore del virus. E quindi ho paura che, come all'inizio di questa brutta tragedia che ha colpito tutto il mondo, la divisione geografica degli spazi. Ho paura che tenderà a creare confusione anche perché nella. Parecchia, e già ti dico anche che chiaramente io ormai sono anche residente in Lombardia e notizie proprio degli ultimi giorni è stata proprio la visione di quello che sarà una probabile estate. Al di là degli igloo, ma va bene, lascio perdere perché arrivavano fino alla settimana scorsa, arrivavano, sai, su WhatsApp quelle vignette ironiche dove praticamente mi mandavano queste vignette dove tu sei in spiaggia. E invece che l'igloo, che poi si è visto realmente in TV, erano semplicemente delle lastre di plexiglass dove i Vucumpra non potevano raggiungerti, con la battuta sotto, almeno quest'anno non mi romperanno i coglioni. E al di là, voglio dire, della battuta, invece, stanno proprio costruendo in Sardegna, per esempio, stanno già preparando questi famosi igloo che dovranno mantenere a distanza le persone. Che la trovo una roba veramente agghiacciante, no? E mi chiedo peraltro come sia possibile, in tutto quello che sono le coste italiane, considerando quanta costa l'Italia ha, ovviamente, al di là delle Alpi, siamo chiaramente tre parti rivolte sul mare, quindi l'Adriatico, il Tirreno, il Mediterraneo, come potranno veramente gestire questa situazione in tutta Italia? Io penso, per esempio, al paesino dove ho la casa che mi ha lasciata mia madre in Calabria, che è veramente un luogo non di villeggiatura, come può essere un Portocervo della situazione o come può essere un Rimini della situazione. È un luogo completamente deserto, solo noi con la nostra casa che scendi al mare e hai chiaramente questa tua spiaggetta. E non sono spiagge private, perché chiaramente non sono spiagge private, però chi deve accedere deve fare chiaramente parecchi metri, perché non c'è una possibilità di entrare su questa parte di spiaggia e mi chiedo quindi cosa succederà in quel caso? Cosa faremo? È un casino. Al momento sarà tutto in divenire, ma spero davvero potranno essere chiari.
proprio nel come porsi, perché secondo me gran parte del caos è stato creato all'inizio di questa vicenda e si sta protraendo proprio. Eh sì, anche perché appunto adesso il 4 maggio il fatto di riaprire, che chiaramente è naturale che dopo 2 mesi di chiusura l'economia ha bisogno, no, delle persone che ritornano a lavorare, e le persone hanno bisogno di lavorare perché se no qui non si produce più economia vera e propria. Però mi chiedo anche se è vero che poi i tamponi non servono, perché dicono che appunto i tamponi poi non siano così efficaci. Se poi è vero che ti puoi riammalare, e se è vero ancora che ci sono tutti questi asintomatici, allora forse sarebbe stato meglio come hanno fatto in Svezia, cioè non chiudere perché chissà cosa potrebbe succedere. Vabbè, comunque passiamo ad un altro argomento invece che ci riguarda molto. Sto vedendo anche, scusami, un po' di commenti anche di Andy Dora. si sta annoiando, ti ho annoiato, Andy? No, per niente. No, assolutamente. Non commentate a vanvera, non mi sto affatto annoiando, sono contentissimo di essere in comunicazione con la Vale. No, stavo vedendo un commento di Dorothy che mi piaceva molto. Lui trova Amore, stupendo dov'è? Me lo sono perso. l'idea Ah, di eccolo. spiaggia sintetica del nostro amico in comune. Grande Dorothy. E tra l'altro anche lì ho poi un'immagine che ci riporta al momento in cui mi hai fatto conoscere quest'altra persona meravigliosa. Però voglio procedere nel tempo. Te la ricordi questa? Eh certo, chi se la dimentica? Siamo nel mese, dovrebbe essere un giugno. Sì, siamo giugno e siamo appunto in questo mega party creato e organizzato dove tu creavi il DJ set e io ti truccavo mentre Mentre tu suonavo. suonavi. E Sì. chiaramente era un omaggio anche in quel caso a David. Anche. Era Meraviglioso! all'interno della mia mostra di pittura e soprattutto l'occasione della presentazione di una bella collaborazione con la Maison Covery, Eh dove per la sì. seconda volta un mio dipinto è diventato un tessuto e una loro collezione d'abiti. È stata una bellissima occasione. E li salutiamo con affetto perché ricordo da Beatrice a tutta la famiglia Coveri. Infatti, guarda, ho messo questa foto proprio perché è un messaggio di gioia con le tue opere dietro. Quindi, la signora, soprattutto anche l'ufficio stampa della Eh Press sì, Club di Maria. eh sì, eh sì. Bellissima esperienza in realtà, e soprattutto anche perché era la prima volta di fare un live e cantare mentre qualcuno. Per me è stata una grande emozione, per me è stato super emozionante, perché anche per me ovviamente era la prima volta ed è stato fantastico. Anche perché era un trucco dripping. Tutto basato sul fluo, ma molto, molto drip, quindi era anche difficile rimanere sul pezzo, mi è piaciuto un sacco. È stata una bellissima esperienza. E poi mi ricordo che anche sui ringraziamenti finali c'è una foto di me completamente dipinto in viso con la signora. Esattamente, e infatti, siccome ti dico le foto, chiaramente, mentre le avevo messe in ordine, c'è questo problema della data e quindi dovrò trovare una soluzione perché sennò ormai sui No, ma tutto. telefonini abbiamo tante foto e sarebbe impossibile, no, andare avanti e indietro. Per cui in questo momento ho selezionato questa che fa vedere appunto con i colori fluo proprio come alla fine tra abito, opere e make-up risultava tutto nell'insieme molto molto bello. Veramente molto bello. Senti, ma a questo proposito, infatti, siccome chiaramente tu sia quando ti esibisci ogni tanto mi hai chiesto, no, se potevo venire per darti una mano col make-up, volevo capire Andy, che rapporto ha col make-up? Perché oltre ai follower che ti seguono ci sono anche i miei e ci sono molti truccatori e ci sono anche molte persone interessate al make-up. Quindi il make-up maschile, in questo caso scenico, come lo vive Andy? Beh, Andy, in realtà già fin dai tempi dei primi concerti dei Blue Vertigo mi è sempre piaciuto sperimentare. Io ricordo uno dei miei prodotti preferiti negli anni 90 era della Krioline, era praticamente un acrilico fluorescente
con il quale mi facevo un ombretto. Se, ci sono delle foto vintage, ma adesso se andarle a riprendere per me è un casino, perché non mi aspettavo questa domanda. Però una cosa che mi piaceva molto fare era, era una divisione, avere una base molto chiara sempre, stesa male perché sono sempre stato un impreciso. Però mi piaceva il fatto di andare in scena anche per i DJ set. Dividendo in due, ad esempio, usavo una lente zebra in un occhio e quindi l'occhio con la lente zebra veniva enfatizzato. Per cui Crioline arancio, con matita bianca, matita nera, molto, molto calcato. Facevo proprio una parte sola estremamente truccata e l'altra rimaneva soltanto bianca. Mi è sempre piaciuto giocare da giovanissimo. Alla fine degli anni '80 ho vissuto molto il mio periodo gothic punk e dark, per cui iniziavo a utilizzare i rossetti neri o rendermi conto che, a parte c'erano dei prodotti tremendi, cioè, tremendi nel senso che sono Sì, molto no, affezionato. chiaro, chiaro, Per chiaro, la esempio, qualità. la Stargazer era una cifra per la quale se non mettevi Oddio, cosa mi hai ricordato? Certo. tantissima crema idratante, si screpolava tantissimo, aveva questa cipria bianchissima che era un po' tipo la cipria di riso che usano nel La kabuki. polvere di riso, certo, bella densa. Perfetto per andare alle feste dark, ma se non idratavi la pelle veniva fuori un disastro, una desquamazione continua. Mi hai ricordato anche un altro momento della mia vita, proprio quando andavo a scuola. E chiaramente io, figlia unica, immagino la situazione. Mio padre, avvocato. Mia madre, laureata in letterature antiche. Figlia unica, si ritrovano questo personaggio, perché io sono sempre stata alternativa, da sempre. E praticamente un giorno mi sono presentata a casa con un cappello di lana, perché io avevo dei capelli lunghi neri. E mi sono presentata con questo cappello di lana in casa e ho cenato mettendomi a tavola col cappello, che è cosa che non si fa, ovviamente. E mio padre mi disse: "Perché sei a cena col cappello? Leva questo cappello." E levando questo cappello, io mi ero rasata totalmente con una crestona punk e tutta la parte sopra viola. E la cosa bella è che andavo in un istituto scolastico privato dalle suore. Sembra fantastico. Reazioni, com'è andata? Non l'hanno accettata, non l'hanno presa bene, però insomma non mi potevano rincollare i capelli. Quindi sostanzialmente cosa facevo? Stavo tutto il santo giorno a scuola con il cappello di lana in testa e appena uscivo mi levavo la divisa e diventavo una super darkettona anch'io con rossetto, matita, crestone e ovviamente tutti gli anni, diciamo, della parte dance di quegli anni abitando a Catania è sempre stato il Macintosh, che era proprio il luogo delle mie serate. Erano gli anni? Era la Catania pre-bianco? Eh sì, era la Catania pre-bianco, sì. Poi dopo, quando è arrivato bianco, Catania insomma si è trasformata, è diventata veramente dei punti di Catania sono stati completamente ristrutturati e molto molto bella. Valeria, casa in Calabria dove? Casa in Calabria, proprio guardando alla cartina geografica, immaginate proprio la punta dello stivale, per cui capodarmi, proprio la separazione tra quando lo stivale finisce e poi si gira giù, quindi proprio l'estremo. Bellezza. E poi ti riporto ad un altro momento mentre stiamo parlando, così, e adesso devo scrollare tutto dall'altra parte invece. Opla, aspetta che mi sono persa. Eccoci qua, eccoci qua, Comunque, eccoci qua. hai fatto una domanda Ecco qui. riguardante il trucco che mi sono perso, che in realtà sono partito sempre con grandi sperimentazioni, poi l'opportunità comunque di avere a che fare con detti lavori, ecco, mi sono dato una dritta. Oggi anche grazie a Lilia, se devo fare delle foto, ecco, diciamo anche lei che ne sa un sacco di rimbalzo delle luci, cerco di sistemarmi un po' meglio, perché se guardo tante foto che ho anche sparso qui in questa, nella parete, che anzi ti posso far vedere, qui c'è una tappezzata di fotografie d'altri tempi. Wow, che meraviglia! Anch'io la Però voglio una parete così.
Però spesso, visto che anche ai concerti a volte deve significare truccarsi all'ultimo momento o con lo specchietto del furgone, mi accorgo che ho anche fatto dei danni. Che poi tra l'altro, ecco, io che ti ho truccato, so bene che tu hai una pelle estremamente sensibile e quindi non tutti i prodotti chiaramente possono comunque aiutarti nell'avere un make-up perfetto, anche scenico, che sia televisivo, che sia appunto sul palco, dove a maggior ragione se uno si esibisce in un concerto ha bisogno di un prodotto che rimanga stabilmente perché si suda, ci si muove e quindi Certo. spessissimo, insomma. Se il prodotto non è veramente aderente alla pelle, può creare dei grossi problemi. Altro che. Questa foto te la ricordi invece? Questa è quella Certo. che unisce me, te e Dorothy. E Dorothy, certo. Mi ricordo, Il titolo, bellissimo. aspetta, era The Blow is My Wife. The Blow is My Wife, l'aveva intitolata Dorothy. Blood is mine. Sì. La mia prima e unica versione vampiresca. E io ho anche le foto di archivio, guarda, io in una versione diversa, vediamo se riesco a cambiare la foto. Aspetta, no, sbaglio sempre, eccoci. Dove io ero con il mio afro, capelli neri afro, e qui Sì. tu eri in una fase di preparazione. E come questa ho anche questa da farti vedere, estrema proprio questa, estremissima. E poi questa, sempre in fase di preparazione, dove i tuoi occhi spiccano. Mi ricordo bene, ma poi anche lì, nelle mani di un artista come Dorothy, il risultato è stato bellissimo. Amo molto il suo lavoro. Io, da quando me l'hai fatto conoscere, ho con lui un rapporto proprio come se ci conoscessimo da moltissimo tempo. Non ti dico che spesso ci sentiamo, però quando ci sentiamo sono sempre dei momenti molto intensi perché con lui riesco a raggiungere chiaramente degli argomenti che normalmente non posso raggiungere con tutti. Certo. E quindi ti ringrazio di avermi presentato Dorothy. Anche perché quest'anno, non so se lo sai, ma quest'anno abbiamo lavorato insieme ad un altro progetto proprio qualche giorno prima che poi ci bloccassero in casa a causa Covid. Perché mi ha invitato a partecipare alla Vic Gallery che ha preparato questo Vic Talk dove una serie di artisti contemporanei sono stati invitati e lui insieme alla Elena Monzo, dove la Elena Monzo all'interno di questa camera esponeva dei dipinti suoi meravigliosi, orientali, con dei colori bellissimi che mi hanno subito immediatamente stimolata nella creatività. E Dorothy scattava ed era praticamente su questo letto dove dovevamo presentare questo barocco decadente e io ho cominciato a creare dai capelli e poi non abbiamo finito più, è stato molto 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 bello. Mi fa molto piacere, è bello quando metti in sinergia le persone e poi Sì, è negli anni si bellissimo. ritrova a lavorare. Molto bello, è una cosa che mi piace molto fare da connettore. Esatto, ma tu lo sei, ma tu lo sei. Senti, proprio perché io comunque, no, cioè, mi sono preparata così, mi fai sentire qualcosa? Dai vita a questo personaggio che ho creato. Ma se vuoi sì, in realtà c'è un limite grande, quello per il quale le dirette condivise suona malissimo, nel senso che non ho Ah ancora sì, un eh? buon sistema, cioè, suona abbastanza bene quando sei o con l'auricolare e da solo. Però ci proviamo, tanto possiamo menarcela. Aspetta che metto un attimo l'auricolare qui. Io nel frattempo, guarda, faccio vedere alle persone che ci seguono qual è stata la mia ispirazione di oggi. Non avevo la cravatta, però ci sono andata vicino Sì, a Life on Mars. meraviglia. Aspetta che prendiamo una base, una chitarra al volo e ci proviamo. Arrivo. Vai pure. Allora, ragazzi, nel frattempo che Andy si prepara, non dite niente del mio look. Angelo, eccolo!
Angelo, che ne dici? Siamo due gocce d'acqua, io e David? Olè. Attenzione. Pronto? Yes! Ci sei, mi senti? Ci proviamo. Io ti sento benissimo. Chissà. Incrociamo le dita. Un attimo. Grazie, David. A proposito, anche tu ti chiami David, e Ah. quindi grazie. Io lo dico sempre nei concerti, in concerti in omaggio a David Bowie, grazie David, lo dico sempre, per tutto quello che ci permette di condividere. Assolutamente sì. Vediamo. No? Si sente qualcosa? Si sente, ragazzi, voi sentite, dateci dei feedback perché io sento benissimo. Did you know what time was the lights were low? I'm leaning back on my radio. Some cats will lay down. Rock and roll got a load, so he says. Then the light sound, it seems to fade. Come back like slow boys in a waves of fade. There were no DJ, there was hazy cosmic child. There's a storm waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks it blows his mind. There's a storm man waiting in the sky. He told us not to blow him, cause he know it's our wine. Who told me, let the children listen, let the children listen, let all the children boogie. I have called someone to speak and you, hey there, pearl. So you heard it too, switch on a TV, we might pick it up on the channel too. Look at the window, I can see his fly. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he get us looked up and fried. There's a star man waiting in the sky. He'd like to come to meet us, but he think I'd blow our minds. There's a star man waiting in the sky. He told us not to blow it, cause you know it's our wine. He tell me, let the children listen, let the children listen, let all the children boogie. Star man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'll blow a point. There's a star man waiting in the sky. He told us not to blow it, cause you know it's our right. He tell me, let the children live in, let the children ease it, let all the children boogie. Grazie! Che bellezza! Ecco, Doro ti ha Non scritto una cosa veramente bella. Ha detto non che bellezza, ma che freschezza! Che Beh, freschetto. freschezza! Che freschezza, Doro ti 100. Proprio sì, che freschezza.
perché la musica ha questo potere, quindi. E poi David, ripeto, grande David, quindi che ci permette ancora di poter gioire e godere sentendo la sua musica, sentendo i suoi testi. Assolutamente, ci permette di reinventarci. Bellissimo. Grazie mille Andy perché è stato bellissimo questo pezzo. Poi Ma io di grazie a te. David ce ne sono veramente alcuni che ho nel cuore in vari periodi, no? Sicuramente tutto quello che sono gli anni 70, perché questo è sempre del 73, anche questo è del Sì. 73, ricordo bene, vero? Così come Life on Mars che sono del 73. E poi c'è stata invece negli anni 80 una canzone che ho amato tantissimo che è stata Let's Dance. Ah, Proprio vabbè. tantissimo, proprio amata tantissimo quella canzone. Ma Ma anche sai, perché ero più grande, quindi ricorda dei momenti diversi della mia vita. certo, ma poi in realtà è molto affascinante il capire quale passaggio esistenziale ha avuto lui e quante pagine è stato in grado di creare e di voltare. Questa cosa è Senti, veramente Corny una. ci sta facendo un complimento enorme, ma soprattutto non l'avrei mai detto, ma sto apprezzando tutto questo colore. Va bene. Grazie Grazie, Dorothy. Dicevi, scusa, ti ho davvero. interrotto. No, che la cosa che mi affascina è continuare a studiare la sua vita, il suo repertorio. Non si smette mai di imparare cose, e quindi la molteplicità di fasi che ha vissuto è molto stimolante. È un personaggio che continua a vivere in me, che mi spinge sempre a inventare nuove cose. Certo, c'è una domanda per te da parte di Sì. Lara Borghi. Andy, ma stasera veramente hai ospite Alessandro De Ida, il batterista delle Vibrazioni? Veramente, sì. Veramente sì. Quindi Sì. lanciamo questo appuntamento con te. A che ora? Così ci connettiamo Ah, tutti. alle 21. Alle 21, quindi mi 21 raccomando. sarà, sì, sarà un collegamento con Ale Deida. E siamo amici da tanti anni, ci siamo dati questo appuntamento così faccio una. Anche perché ci siamo connessi un mese fa, abbiamo fatto una diretta a Instagram, poi non abbiamo più condiviso nulla, quindi è una buona occasione di ritrovarci dopo un Eh po' di tempo certo, passato in quarantena. è certo, è chiaro. Senti, ma quali sono gli altri appuntamenti Aspetta che oltre? è arrivata Delille. Amore, amore mio, grande. Ciao. Ciao amore, come stai? Bene, dai. Senti, è tutta la famigliola, la famigliola amici amici. Ho visto la puntata meravigliosa, anche il collegamento di quella signora che si occupa Ah, proprio. con Molto carina la Gattolandia. puntata di Gattilandia. Sì. Gattolandia, giusto? Sì, Gattolandia dove abbiamo adottato l'ultimo arrivato. Che fa tutto così, ogni tanto lo vedo che gli fa tutto così. Ciu, 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 ciu. Sì, è Sì. il massaggiatore di casa. Sto già sclerando perché già 2 mesi stavo guardando adesso la scatola dei trucchi che stavo dicendo, oddio, sta finendo il fondotinta, Sta quando inventando dei riaprono sta facendo dei cocktail pazzeschi. cominciano a fare dei cocktail, ma una roba che tu non puoi Lili, ma tu lo immaginare. sai che i corrieri, voglio dire, perché io ho avuto il piacere di farti provare il mio fondotinta e quindi siccome i corrieri funzionano anche in attesa, come al solito, uniti ma distanti. Tu basta che mi scrivi Ma il problema, l'indirizzo. sai cos'è? Il problema è sempre il fondotinta e per me il problema è provarlo, no? Visto che ho la pe pelle problematica, poi le macchie e tutto il resto, ogni volta cambia, cioè devo cambiare anche le tonalità e adesso che Vabbè, io arriva te ne mando anche. un paio, tanto la tua pelle la conosco e vedrai che lo troviamo. Ci piace l'idea. Anche perché questa cosa te la Almeno devo dire perché non sono vedo sicura. più la tavolata di Ecco, turno. quindi per favore Lilli, dopo sentiamoci, no, ma ti volevo dire questa cosa che sicuramente apprezzerete tantissimo, questa cosa devo dire, siccome è veramente una cosa a cui tengo tanto, 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 la ribadisco. Rispetto a quando ci siamo viste l'ultima volta, ho fatto una cosa bellissima, ho rifatto tutta la lista INCI dei miei fondotinta e ragazzi, subito dopo il Vabbè. Covid potrò annunciare, quando finalmente avremo un attimino più di libertà,
che i miei fondotinta possono essere utilizzati in tutti i reparti oncologici e possono essere Wow, utilizzati per che tutte bello. le donne che in questo momento stanno soffrendo e stanno combattendo una malattia come il cancro. Questa era Bello. proprio la cosa che volevo fare massimamente, ci sono riuscita. Molto Bello. bello. Che poi Quindi sono un'altra cosa che posso dire del tuo fondotinta, che anche io ho provato, Eh quello sì. caro Adelaide, che la cosa che mi colpiva è che in genere con gli altri fondotinta, cioè devi mettere un bel po' di prodotto e man mano Basta che... poco lì. Mentre lì bastava proprio solo un colpo di spugna per arrivare a coprire tutto il Eh viso. sì, Questo mi... perché 60% di pigmentazione ovviamente porta di solito il problema al contrario. Quando anche i truccatori lo utilizzano e sono abituati ad utilizzare un fondotinta al 30, e se io chiaramente non allego un auto-use anche in forma cartacea, il rischio è di diventare veramente una maschera anni 70, ma stile veneziana però, cioè, nel Stile senso... filtro di Instagram, tipo quello che usiamo noi che a un certo punto ti pialla il Non viso. si... non c'è più il naso. Esattamente, esattamente. Bene, ragazzi, ho avuto un Oddio. grandissimo piacere di stare con voi e di rivedere Lilli. Lilli, mi raccomando, sentiamoci dopo. Assolutamente, Sentiamoci ok. dopo e così riesco a mandarti qualcosa di dei nuovi che sono sicura che faccio centro. Io già lo so. Ok, grazie. Fantastico. Grazie a voi, ragazzi. Val, un bacione grandissimo, ci teniamo in contatto, è stato molto bello, grazie davvero. Grazie a voi. Bacio Ciao, a grande. Ciao, presto. ciao, ciao. 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 Ragazzi, io spero che vi sia piaciuta oggi la puntata. Era una puntata a cui ci tenevo tantissimo. Vedete, mi ero anche preparata, pieno stile David. Poi Andy, appunto, oltre che essere un grande artista, è una persona di grande cuore. E questo lo voglio sottolineare perché non sempre, grazie a voi di essere stati con me, non sempre i personaggi poi sono così disponibili e così veri. E siccome io sono una persona vera, mi voglio nutrire e circondare di persone come me. Questo momento del Covid, non vi nascondo, che sta veramente creando, non so se per voi è la stessa cosa. Ma sia per me sia per le persone con cui condivido molto poco medio tempo della mia vita. Doro, amore mio. Grazie, Dorothy. Ti voglio bene, ti voglio un mondo di bene. Ecco, questa, per esempio, è un'altra di quelle dimostrazioni di chi ho deciso che deve fare parte della mia vita appena aprono le gabbie. E chi invece voglio che rimane nella gabbia, almeno per quanto riguarda la mia zona, il mio condividere lo spazio. Mi voglio nutrire solo di persone che amo. E Dorothy, tu lo sai che sei uno di questi. Quindi, dopo questa bellissima puntata, io adesso farò come al solito uno scatto, perché figuriamoci se dopo che mi sono trasformata da David non faccio almeno uno scatto, lo devo fare, devo immortalare questo momento. E invece vi do appuntamento a domani, ore 18. Ricordatevi che domani invece per tutte le donne che nel momento in cui dovremo uscire saremo obbligati a fare questo, e quindi ad uscire così, e tra l'altro non con qualcosa di bello come questo, ma con qualcosa che ovviamente ci deve proteggere, ma che esteticamente non è bello. Tutorial occhi. Quindi domani ore 18 insieme alla mia amica Chiara impareremo a fare l'eyeliner a distanza. Quindi pronti con le vostre matite, pronti ore 18 e vi svelo tutti i miei segreti. Un bacio. A domani, ragazzi.